come contrattare con un property manager. Che cos'è un property manager? È quella persona che gestisce i vostri immobili, quella persona che vuole sfruttare i vostri immobili e vuole sfruttare le fatiche che avete fatto negli ultimi 20 anni, voi o forse i vostri cari, per mettere da parte quello che è il vostro patrimonio immobiliare, che è il vostro asset immobiliare, quindi queste persone che vi vogliono mungere. E adesso Michi Martinazzi vi darà delle carte da poter giocare e da poter contrattualizzare contrattare il termine corretto con i property manager. Prima però, come al solito, fiato alle trombe. Bene, 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 sono sempre emozionato, è fantastico. E allora, Michi Martinazzi, l'enciclopedia delle locazioni, adesso vi dice esattamente come affrontare queste persone che si presentano da voi e vi dicono: io sono un property manager. Incominciano a incantarvi col loro flauto magico e dire che loro gestiranno per voi i vostri immobili, che faranno un sacco di cose belle. Perfetto, benissimo. Voi non avete il tempo per farlo? Bene, allora è la volta, cioè la scelta corretta da fare. Perfetto, se non avete il tempo. Avete il tempo per farlo, ma vorreste fare gli affitti brevi voi, vorreste triplicare, quadruplicare, quintuplicare il vostro canone di locazione? Cliccate in descrizione perché Miki insegna ai proprietari, avete capito? Insegna ai proprietari, io ho a cuore i proprietari. Fin da allora, quando ero un ragazzetto che ho cominciato questo mestiere, ci tengo ai proprietari, quindi vi insegno a voi come gestire e come iniziare il profittevole business degli affitti brevi. Se invece non avete il tempo di farlo e non sapete come fare, volete far sfruttare il vostro immobile a questi ragazzetti, che alcuni di questi hanno il latte sulla bocca, tuttavia, come dovete fare? Dovete, quando arriva il momento di contrattualizzare con queste persone, tirargli un po' sul collo. In quale modo? Solitamente la percentuale di queste persone è del 20%, cioè lui affitta una stanza del vostro immobile, facciamo un esempio, per 100 giorni all'anno, quindi 100 giorni all'anno per 100 euro sono, provate a fare il calcolo, 100 euro sono 10.000 euro, per, giusto, ho detto bene, 100 per 10 sono 1.000. Per 100 sono 10.000, perfetto, la matematica torna. Il 20% tocca a questa persona e a voi il restante percentuale. C'è chi chiede anche di più, però voi, cari proprietari, potreste gestire anche, cioè contrattare con questa persona a seconda delle capacità di questo ragazzetto. Quindi, se questo ragazzetto è capace a far fruttare il vostro immobile, non a sfruttarlo, a fruttarlo, e volete cedergli la gestione del vostro patrimonio, potreste contrattualizzare, cioè scrivere poi nero su bianco a percentuale, cioè se tu mi trovi 10 persone al mese ti do una percentuale, se me ne trovi 30 te ne do un'altra percentuale, se me ne trovi 100 te ne do un'altra. Adesso non vi sto a fare i conti qui perché dovremmo fare un piano strategico specifico, però vi do degli spunti, ok? Quindi non mi affitti nessuno, che cosa ti devo dare? E quindi a me l'immobile rimane vuoto e te sei incapace di mettermi delle persone dentro, io ci perdo dei soldi, perché per ogni giorno che voi non avete qualcuno all'interno del vostro immobile, perdete dei soldi. E quindi, se la persona ha voglia di darsi da fare e ha il fuoco sotto al sedere, per non dire culo, si può dire culo, scuseranno le signore come al solito. Vedete come sono bello, signore, bello, elegante, un po' abbronzatino, un po' stanco, fine settimana, sono un po' stanco, tante cose, tanti contratti, tanti impegni, vabbè. Quindi fate un discorso a startup, si inizia con una piccola percentuale, poi piano piano, se sei bravo e capace a far fruttare il mio immobile, ti posso dare di più. Non fatevi sfruttare il vostro immobile, ok? E poi anche le persone che vi chiedono l'immobile, ok? E loro lo prendono in affitto per subaffittarlo, ok? Perché ci sono anche questi che li vogliono subaffittare. Non accontentatevi di poco. Chiedetene di più. Se ve ne offre 5.000 all'anno, per esempio, facciamo un esempio, vi offre 5.000 euro all'anno del canone di locazione, e voi chiedetegliene 10.000, non ve ne dà 10.000, contrattualizzate per 7.500. Se non lo date a questa persona, non vi preoccupate che è pieno di gente che sta cercando altri immobili e sono disposti a darvi i soldi, anche perché voi sul groppone, cari proprietari, avete le tasse, la manutenzione straordinaria, il tetto da rifare, la caldaia da fare, l'usura del vostro immobile. Un giorno dovreste avere abbastanza soldi poi
per ristrutturarlo, perché comunque si usura, poi si rompe l'infisso, si rompe il mobile, si rompe il letto, il materasso si sporca, e il bagno, la tubatura, il rubinetto. Chi le paga queste cose qui? Il property manager o il ragazzetto che gliel'avete regalato sto immobile per poche migliaia di euro? No, lo pagate voi. Il rischio imprenditoriale è vostro, cioè non siete degli imprenditori, siete dei privati. Però se il fisco viene a bussare a casa e vi dice: oh bello, mi devi 100.000 euro, di chi è l'immobile? Mica del ragazzetto, è il vostro. Quindi è vostro il rischio, siete voi che rischiate di più il culetto, non la persona che prende in affitto il vostro immobile. Quindi queste persone qui, spremeteli un po', non abbiate paura. Se non è questo, è un'altra persona, ok? E quindi lo guardate negli occhi, vi mettete a tavolino, vi dice di no, mammi mo, mamma ma, torna il giorno dopo, al mattino, di fronte a un buon caffè freschi, vi mettete e a contrattare, a trovare una soluzione. Ci sono due righe da fare, non fidatevi mai comunque della parola, mettete nero su bianco e gli affidate eventualmente la gestione del vostro immobile. Se invece è una persona che vuole proprio l'immobile, lo vuole subaffittare a sua volta, vuol dire che la vista lunga, quindi il vostro immobile, se vi viene chiesto, vuol dire che ha mercato. Avete capito? A mercato. E se vi viene chiesto, siete voi che dovete alzare le orecchie e dire: oh cacchio, qui mi chiedono di subaffittare l'immobile a turisti, quindi vuol dire che c'è turismo. Fatelo voi, venite da Miki, chiedete a Miki come dovete fare, Miki vi insegna e iniziate voi a mungerlo come se fosse una centrale del latte e non lo lasciate agli altri. Se invece lo volete lasciare agli altri, dovete fare un discorso a premio, ok? Quindi mi affitti di più, ti do di più, mi affitti di meno, che cosa ti devo dare? Ho l'immobile vuoto, ho le spese, ho le tasse, ho il fisco che potrebbe bussare a cassa, che cosa vuoi? Quindi un'altra cosa, non fate i furbi, non fregate le persone, che non va bene, i furbi non funzionano. Rispettate comunque il lavoro degli altri, perché anche il property manager è comunque un lavoro, però se è la persona che vuole spremere voi, siete voi che dovete spremere lui, senza fregarvi a vicenda, perché non è corretto. Dovete essere onesti l'un con l'altro e dovete trovare il giusto equilibrio che va bene per entrambi, perché il mondo gira e se non lo sapete il mondo è sospeso. Okay, non si sa perché è sospeso, vabbè, ve lo dico, gira e non si sa nemmeno chi lo fa girare. Tuttavia, il mondo è una ruota, poi vi torna indietro. Quindi, dopo la scontate se fate i furbi, sia per quanto riguarda il proprietario che per il property manager. Quindi non fidatevi comunque mai l'un con l'altro, nel senso che non è che non fidatevi, vi dovete fidare, però vi controllate a vicenda, che non guasta, perché un bravo imprenditore, una brava persona che sa gestire i propri soldi, i propri denari, il proprio asset immobiliare, comunque controlla un po' ogni tanto come funzionano le cose. Fatevi dare dei report, cari proprietari, da questi property manager, ok? Non vi fidate immediatamente, chiedete l'accesso alla dashboard per vedere effettivamente le prenotazioni quali sono e come sono. Non è sbagliato. Guardiamo insieme la dashboard di Airbnb o degli altri portali, ok? E quindi controllate tutto, perché magari questo chiede 150 euro, a voi vi ha detto che ne ha presi 100 e quindi ve ne dà di meno. Quindi controllate, che non ve ne potrei dire altre di cose, ma per il momento questo è un video che vi ha dato qualche spunto, spero sia stato, sono sicuro sia stato interessante. Mettete un like se vi è piaciuto, una manina in giù se non vi è piaciuto non importa, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Da Miki Martinazzi, da questa emozionante giornata cesenate, è tutto. Ci vediamo nel prossimo video, a presto.